Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi sabato 24 dicembre. Dunque, martedì sera abbiamo pubblicato su Chioggia Azzurra la notizia che il Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Capitan Porto avevano recuperato il corpo di, senza vita di una donna nel canale lombardo esterno, più o meno all'altezza di Brondolo. Da martedì sera praticamente non è trapelato praticamente nulla riguardo questa persona. In pratica abbiamo saputo che è straniera e che non era di Chioggia in pratica, ma praticamente non è trapelato. I giornali hanno scritto i primi giorni quello che abbiamo pubblicato noi. Da allora praticamente anche la stampa, poi insomma parliamo un po' con qualche giornalista, non hanno saputo nulla dalla procura, da nessuna parte, quindi praticamente non è uscito nessun tipo di comunicato. Qualcuno ha scritto qualcosa, ma sono i soliti ladri di notizie che rubano, che sono dei ladri, quello che prendiamo noi, che mettiamo, che pubblichiamo noi, perché non sanno un piffero di nulla. Allora, sulla base di esperienze passate, meno male, sono 12 anni che seguiamo queste cose, quello che può essere successo a questa povera ragazza possono essere solo due cose: o è stato un suicidio, in pratica, oppure c'è l'omicidio. Allora, nella situazione in cui, quando ci sono i suicidi, bene o male la cosa viene detta. Noi tra l'altro non pubblichiamo mai di suicidi, è stato proprio qualche rarissimo caso che tra l'altro inizialmente non si sapeva neanche che era un suicidio, ma di solito non pubblichiamo perché pensiamo che non sia neanche giusto caricare i familiari di un ulteriore dolore dopo di quello che succede in pratica, no? Però bene o male, cioè non è che le forze dell'ordine ci chiamano, guarda il suicidio, però bene o male in qualche modo la notizia trapela anche ai giornali, viene data la conferma, insomma, poi insomma non si dovrebbe andare neanche a risalto, invece certi giornali ripulsano. Comunque questo è un altro discorso. Il fatto che le forze dell'ordine siano così chiuse su questa e che addirittura i giornali, le testate diciamo regionali, non abbiano avuto nessun tipo di comunicazione, sì, per carità, siamo sotto le feste, magari non sono riusciti a fare, però io così sospetto, il mio è un sospetto ovviamente, è un sospetto che diciamo mi viene in base a esperienze passate, in base a tutta una serie di situazioni in pratica, non ve lo nascondo, soprattutto di sensazioni, ma io credo che se c'è una così attenzione alle indagini che stanno, cioè a non far trapelare nulla durante queste indagini che stanno conducendo, non so bene se la Guardia di Finanza o i Carabinieri, e evidentemente l'ipotesi dell'omicidio è là. Loro adesso, fino adesso non hanno detto nulla, probabilmente fra qualche giorno qualcosa diranno, perché insomma trovare una ragazza giovane annegata, morta senza vita, adesso tra l'altro, altra parentesi, dovranno fare l'autopsia per capire le cause della morte. Potrebbe essere un suicidio, anche le persone giovani vanno in depressione, magari hanno problemi familiari, tutta una serie di problemi, ma anche qui il fatto che siano così abbottonati, così che non trapela nulla, a me fa portare più questa ipotesi. Quindi su questo caso, se fosse così, avremo purtroppo sotto le feste di Natale un caso di omicidio nel territorio del comune di Chioggia, una cosa che è un po' una ragazza giovane. Ci sono tutta una serie di elementi che poi si sollevano: perché l'hanno uccisa, cosa faceva questa, che tipo di lavoro faceva, cosa faceva in Italia, come mai si è fermata a Chioggia e non da altre parti, chi sono i familiari, cosa fanno. Ci sono tutta una serie di domande che forse avremo risposta nei prossimi giorni o forse nelle prossime settimane. Speriamo che sia la prima ipotesi e staremo a vedere.
Allora, siamo alla cama, peschiera della cama qua ai saloni, e la cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334-6698-158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Allora, abbiamo il consigliere regionale e comunale Marco Dolfin, siamo alla stazione ferroviaria di Chioggia. Qualche giorno fa io, in seguito a quell'intervista che abbiamo fatto, c'era anche l'assessore regionale Corazzari, quando eravamo a Palazzo Grassi, ho capito che c'era qualcosa per quanto riguarda la ferrovia Chioggia Pieve di Sacco. Forse non l'ho espresso, ho parlato di un capitolo, qualcuno mi ha fatto osservare, ma giustamente, che non esiste un capitolo. No, non c'è un capitolo, ma c'è un capitolo. Comunque tu hai fatto qualcosa in consiglio regionale. Durante la fase spieghiamo meglio. Durante i 5 giorni che abbiamo trascorso in consiglio regionale, tenendo anche tardi appunto per riuscire a portare a casa i risultati entro il mese di dicembre, dunque non andare in esercizio provvisorio del bilancio, dunque siamo anche l'unica regione ancora, ecco, anche su questo a livello nazionale, che abbiamo approvato il bilancio prima di fine anno. E né durante i lavori sono passati anche degli ordini del giorno, tra cui anche quello legato alla ferrovia, che ho presentato, votato un po' da tutti, nell'interesse generale, appunto per fare in modo che la giunta si prenda in carico di fare uno studio di fattibilità per la tratta appunto Chioggia Pieve di Sacco. Ma non è stato fatto proprio anni addietro? Sì, anni addietro, però dopo come si è perso un po' nella notte dei tempi, e dunque riprendendo anche qualcosa che già a Roma giace da qualche parte, perché dopo le cose vanno seguite, perché altrimenti si rischia proprio di perdersi sulla notte di tempi. Su questo si dà mandato alla giunta di proseguire sulla progettualità attraverso RFI, insomma tutti i tavoli che poi dopo devono essere messi in campo. E tra l'altro anche i colleghi i colleghi di Forza Italia hanno presentato un altro ordine del giorno, tra l'altro, che è ancora più che va più in là, diciamo addirittura verso Padova, però a noi ci interessa avere la possibilità di poter utilizzare questo tratto ferroviario in un collegamento in direzione verso nord, che può andare bene a Pieve di Sacco piuttosto che Padova, ci mancherebbe altro, ma metterci in contatto e in collegamento direttamente con le realtà più importanti, e dunque questa funzione di attività commerciale, e sia per quanto riguarda attività viabilistica verso i servizi che noi dobbiamo avere nella realtà territoriale nostra. Questo è il tema principale. Nonostante l'ordinanza che regolamenta l'utilizzo dei giochi pirotecnici sia partita lo scorso 19 dicembre, non c'è serata in cui non si senta scoppiare qualche petardo. Quelli che si sono sentiti scoppiare ieri assomigliavano a una scarica finale dei fuochi d'artificio, non un singolo petardo, ma una serie. Erano circa le 22, portati dalle correnti aeree, gli scoppi dei petardi si sono sentiti benissimo sul lato Lusenzo di Borgo San Giovanni. Risulta difficile far rispettare un'ordinanza senza forze dell'ordine a controllare un così vasto territorio, in un orario in cui le forze dell'ordine in giro se ne vedono raramente, magari impegnate in altri compiti o interventi. Certamente non si può stare dietro a bande di ragazzetti che decidono di divertirsi non visti a lanciare petardi. Si può solo fare affidamento sul buon senso delle persone, sul loro senso civico, sul rispetto della legge o dell'autorità, o su telecamere e videoamatoriali che riprendano i soggetti in questione. L'ordinanza è nata per proteggere le orecchie sensibili degli animali di casa, alcuni dei quali allo scoppio di un singolo petardo in lontananza si terrorizzano e non c'è verso di calmarli, ma anche per proteggere gli stessi ragazzi e non far correre loro degli inutili rischi. Spettacoli maestosi ora vengono realizzati sul cielo notturno con droni luminosi governati da programmi computerizzati, eliminando il suono, la parte fastidiosa dello spettacolo e tutto il contorno di polveri sottili e inquinanti. Saranno i nuovi fuochi d'artificio green, che di certo non riusciranno a eliminare i fastidiosi ma quanto pare divertenti petardi.
Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Molte sono le segnalazioni che giungono al consigliere del Partito Democratico Montanariello riguardanti i disservizi all'ufficio postale di Borgo San Giovanni a Chioggia, dovuti alla carenza di personale e dal fatto che allo scattare dell'orario di chiusura anche chi si trova all'interno dell'ufficio, ticket alla mano, viene rispedito a casa. A riguardo il consigliere presenterà un'interrogazione in regione alla giunta. È incomprensibile, afferma, che un servizio che ricopre così tanta importanza presenti tali disservizi che costituiscono disagio sia per l'utenza che per il personale. Secondo Montanariello, la Regione ha il dovere di richiamare Poste Italiane alle sue responsabilità. Sei interessato alle discipline umanistiche, ma non ti piacciono quelle scientifiche? Vuoi una formazione ampia, completa e solida che possa prepararti a qualsiasi percorso universitario? Allora il liceo classico è la scelta giusta. Le letterature classiche e moderne, storia, filosofia e arte, forniscono gli strumenti per comprendere le radici del mondo moderno e i suoi possibili sviluppi. Provocano a riflettere sull'identità spirituale e culturale della civiltà europea. Le materie scientifiche e l'approfondimento della lingua inglese completano la preparazione dello studente in tutte le sue dimensioni. Avrai la possibilità di rivisitare la cultura antica in chiave moderna, partecipando a importanti concorsi teatrali nazionali, progetti multidisciplinari, interessanti viaggi di istruzione e, per quanto riguarda le attività di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, avrai l'opportunità di rivivere il teatro classico, proprio come gli antichi greci. In particolare, il teatro rappresenta per gli studenti un'esperienza formativa molto significativa, oltre ad essere veicolo di tematiche universali e a costituire un terreno culturale comune per i giovani. Inoltre, insieme alla Notte Nazionale, è un'occasione in cui il liceo si apre alla cittadinanza, promuovendo cultura a livello cittadino. Ti aspettiamo! Secondo il consigliere regionale Montanariello del Partito Democratico, veder nascere un consorzio in grado di unire tre IPAB nel territorio metropolitano è certamente positivo. Non lo è la mancanza di coinvolgimento nei confronti del Consiglio regionale e delle organizzazioni sindacali. Le IPAB interessate sono IPAB Residenza Riviera del Brenta di Dolo, Casson di Chioggia e Mariutto di Mirano. Secondo il consigliere sarebbe stato opportuno sapere anticipatamente nel dettaglio cosa comporterà la nascita di questo sodalizio, sia sul fronte dei servizi che delle dotazioni del personale. Parliamo infatti di un ambito di grande delicatezza che impone la massima trasparenza, conclude. Credo che una valutazione ampia con tutte le parti presenti in sede di commissione consiliare sia doverosa. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento. Decine sono state le segnalazioni di uno stormo di fenicotteri rosa composto da centinaia di esemplari che nel pomeriggio di ieri hanno colorato la laguna sud del loro caratteristico colore. La presenza dei fenicotteri sta diventando sempre più una costante nel nostro territorio.
Questi, favoriti dalla possibilità di trovare abbondante nutrimento nella laguna, sono sempre più numerosi. Anche gli inverni sempre più miti evidentemente invitano questi splendidi volatili a soggiornare nelle nostre zone. Oltre ai fenicotteri, da mesi c'è la presenza costante degli ibis sacri, che oltre alle barene non disdegnano la zona di Val d'Ario, tranquilli anche all'interno della rotonda stradale. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 24 dicembre, è la San Marco in via Marco Polo a Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Anche oggi, vigilia di Natale, solito orario. Ciao a tutti!